Buonasera, eccoci qua. Martedì, giusto? 17 ottobre. Questa luce è troppo vicina. Dovremmo più o meno esserci. Vi aspetto oggi. In realtà ho qui tutti e due i die cut di Tommaso, ma potrei usare addirittura solo quello che c'è nel pad di carte o qualche rametto laddove dovesse servirmi. Poi ci studiamo come fare per il sentiment, ma insomma, adesso vediamo. Oggi qui fa freschino. Cioè, stamattina 9 gradi, quindi sono passata ai poncho. Adesso mi vedrete sempre con la stessa maglia perché sono i poncho che metto sopra i vestiti per lavorare. Perché io adesso inizierò ad avere freddo e a lamentarmi del freddo. Era un po' che non mi lamentavo né del caldo né del freddo, e quindi ora è tempo di ricominciare. Buonasera, ben arrivati. Le nostre fustelle sono tutte in Germania. Io spero che mi portino un pretzel e che arrivino domani. Perché quando uno si pianifica gli arrivi e pensa di poter fare le cose di conseguenza, pivella, che non sono altra, non ho ancora imparato. Vabbè, vabbè, quel folle del Bottalico si è fatto fare un pannolencio e ha abbinato le sue carte. Non ho visto il live, ma è assolutamente nel personaggio. Basta lamentarsi, avevo appena iniziato, non so, mi troncate via così. Cioè, non è molto cortese, ben ci vinni sta roba. Buonasera, ben arrivati. Oggi è arrivato un reintegro delle cose di Tommaso, domani ne arriva un altro piccolo, perché siamo rimasti senza un paio di referenze, e spero che arrivino anche le fustelle. Sì, poi domani arriva anche qualcosa. Domani dovrebbe arrivare un pezzo della nuova collezione della All in Create e qualche altra piccola cosina. Insomma, adesso vediamo. Si muore dal caldo, ad ottobre. Ottobre è bello, magembre. Novembrile. Qui oggi c'è la temperatura che dovrebbe esserci a Torino il 17 ottobre, ecco, quindi insomma non ci lamentiamo, questo è il tempo che ci meritiamo in questo momento. Doodlebug, che cosa? Le cose che mancano? Allora, a parte che mi sembra che le tue cose siano... No, forse tu hai ordinato di nuovo le fustelle nuove. Dovrebbero spedirmi oggi le fustelle dagli Stati Uniti, se tutto va bene, ma ormai sapete che con la CLE non va quasi mai bene quando si tratta di spedizioni. Io vi direi che possono arrivare per venerdì. Quindi sicuramente si fermeranno a Cincinnati per l'aperitivo e quindi direi lunedì. Buonasera! Sto lavorando per voi in background, abbiamo finito gli abbellimenti di febbraio, adesso faccio gennaio. Sto andando un pochino ritroso. Ciao Daria, Daria mi parla ancora nonostante mi stia aiutando per il progettone di cui ho parlato. Daria è una brava personcina. Ma io sono astemia, la birra poi non mi piace amara. No, 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 no. Ti sei ripresa il Covid? No, un gran raffreddore. Guarda, io quando ho avuto la febbre la scorsa settimana ho fatto poi il tampone, Covid non era, adesso sono piena di allergia, sono di nuovo, sono fatta al vaccino, c'è una tragedia proprio, vabbè. Pretzel, è stata una giornata difficile. Perdiamoiclienti.com, basta chiedere di aiutarmi. Sono una cliente difficile anche io, quindi non mi devo lamentare quando mi capita qualche caso un pochino ostico, ecco, con le vendite. Va bene, tranquilla, tranquilla. Tanto io dopo il live svengo. Non vi preoccupate, mi spengo, dormo. Quindi, ci siamo quasi con una serie di cose. Guardate, è un periodo faticoso, ma sto cercando di portarmi avanti anche con una serie di cose che poi usciranno il prossimo anno. Tra queste, prima che parta la petizione, c'è la fustella della Vespa che ho più o meno quadrato. Adesso mi faccio fare il campione. Sto ragionando su una cosina da metterci insieme e mi piacerebbe molto il sacco di juta dentro cui mettere le letterine per San Valentino, perché magari la facciamo uscire fine dicembre, inizio gennaio, quindi il periodo potrebbe essere perfetto. Quindi, insomma. Anche lei ha una svoppina per Halloween, amore. Ma bellini. Mi dispiace non partecipare agli swap, ma sto giro era veramente sfidante. È già sfidante riuscire a fare tutto quello che ho in agenda, ma va bene, adesso tutto bene, tutto bene. Quindi, allora, io ho qui
due mie foto di quando avevo 2 anni. Sul retro della foto originale c'è scritto 2 anni. Allora, faccio una premessa, anzi, intanto che arrivate, apro il pack di carte del Bottalico, che così vi racconto da dove nasce l'idea di questo layout e che è l'essenza un po' del memory keeping che porto avanti, del fare memoria, che secondo me è tanto importante. Allora, voilà. Dunque, quando ho visto questa carta qua, che sono i soldi del Papa, non mi ricordo più, bottoni del Vescovo, non lo so, non mi ricordo più come si chiamano. Comunque, questi fiori qua, qualsivoglia nome loro effettivamente abbiano, erano, ce li avevamo nel retro del cortiletto di casa in Olanda. Quindi è un ricordo di quando ero bambina, che quando ho visto mi ha sbloccato. Ricordavo in realtà di avere questa foto qui insieme a quei fiori. In realtà no, ho questa foto qui insieme ai soffioni. Non so perché la ricordavo insieme a questi fiori qua, qualsivoglia nome loro abbiano. Non ho centrato male le foto, è che mio padre aveva un modo molto particolare di inquadrare i soggetti, tutti a lato, inquadrando possibilmente tutto il panorama, ma male il soggetto. Il soggetto, seppur figlia, veniva quasi sempre tagliato via. Ci sono tutte le foto che mio padre ha fatto, che si riteneva un grande fotografo, centrate completamente con i soggetti o da un lato o dall'altro, possibilmente anche tagliati male, brutalmente, e il panorama talvolta inutile, bruttissimo, di fianco. E vabbè. Quindi la foto è così. Questo era il retro di casa. Noi, per chi non lo sapesse, i miei genitori hanno fatto parte di quella classe migratoria degli anni 60-70 che dall'Italia si è spostata verso l'Europa per lavorare, per trovare una condizione migliore. Noi abbiamo vissuto all'estero diversi anni, mio padre 17 anni tra Olanda e Germania, e io sono nata in Olanda. E vivevamo in una di quelle casette classiche col giardinetto davanti, il backyard, il cortile sul retro. Questo era il cortile sul retro, qui si entrava e c'era la cucina praticamente. Non c'era l'anteprima, sì, però erano tutte così, cioè quando vedi che, non, cioè, che così tagli i soggetti brutalmente di lato, magari la volta successiva te sposti, no? Cioè, no. E voleva insegnarmi a fare le foto così e litigavamo perché io invece volevo inquadrare diversamente, però vabbè, insomma. Queste sono le foto che ho di quando ero bimba e queste ci teniamo. D'altro canto, qui siamo nel 79, quindi è passato un po' di tempo. Quindi questi fiori qua mi hanno sbloccato un ricordo e mi hanno fatto subito infanzia. Ci sono quelle robe, quelle immagini, quei sapori e quegli odori, o quelle immagini che secondo me hanno lo stesso potere evocativo talvolta di profumi e di sapori, che mi hanno riportata là. E quindi ci voglio fare un layout. Non faccio quasi mai layout con le mie foto. Era la porta, sì sì. Cioè, tu non eri ancora nata e non credo di volerti più parlare, Cesi Braguti. 79, vabbè, cioè così. Allora, è stato difficilissimo. Adesso vi faccio vedere le foto originali perché voi ridete, ma... Cioè, la situazione delle mie foto da bambina è tragica perché sono tutte fatte così. Vediamo se vi ripesco le due foto originali che ho scansionato e che poi ho cercato di rielaborare, anche questa cosa non facile perché tutte le foto di quel tempo sono non gialle, di più. Così, e vedete? Bello il panorama di fianco, tra l'altro, cioè nel senso, ma inquadra, vabbè. No words. E questa, come vedete, cioè la tendenza era questa, nel senso c'è della coerenza, tutto di lato. Qui però quantomeno sono intera, mancano le scarpette. Qui no, anche qui sono intera, però il panorama di fianco non è esattamente proprio bellissimo. Comunque, vabbè, c'è ombra. Diciamo così. Ma Stefania, io ti voglio bene. Aveva già fatto, compensiamo, sì, va bene. E quindi niente, la tendenza era questa, le ho scansionate. In realtà anni fa ho anche comprato uno scanner di negativi, con cui non mi sono ancora messa a scansionare i negativi, ma in ogni caso ho rielaborato un po' le foto cercando di renderle decenti. Su queste su questa non c'è proprio tantissima speranza, quindi magari poi un bianco e nero deciso me la salva un po', ma oggi usiamo questa che tra l'altro, per come è venuto il fotoritocco, si sposa perfettamente con le carte. Quindi ritaglieremo questo foglio e
anche, perché anche questo quando l'ho visto ho detto, ma queste da ritagliare sarebbero meravigliose. Non sarà un layout di Natale, questa è la collezione del bottalico di Natale, ma ritengo che non si offenderà se io ritaglio gli elementi e li uso diversamente, insomma. Tante, sì, poi le foto magari no, però vabbè. No words. Allora, l'idea è di ritagliare un po' di ramage e un po' di fette di albero e poi di creare il layout su una base, su una di queste basi. Vediamo un attimo quale potrebbe essere. Vabbè, lo vediamo anche poi, perché le carte sono, hanno da una parte la texture, cioè da una parte il pattern, e dall'altra hanno un acquerello, un legno, quindi insomma troverò quella su cui si adagierà meglio il tutto. Le carte sono bellissime, io trovo che questa collezione sia davvero molto molto bella. Se poi la girassi dal lato giusto probabilmente sarebbe ancora più facile. Anche di qua potremmo ritagliare qualcosa, però mi sono presa il pacchettino di die cut dei Flowers and Leaves, quindi magari qualche piccola aggiunta la facciamo così. Non so ancora come scriverò il sentiment, ma magari mi rubo la fustella dell'alfabeto e fustelliamo una parolina. Questo potrebbe essere carino, anche il grigio questo qua potrebbe non essere male. Adesso poi le proviamo, una volta che abbiamo ritagliato un po' di... questa è tanta roba. Questa è veramente molto bella. Allora, bando alle ciance, ciancio alle bande. Iniziamo a ritagliare intanto che ce la chiacchieriamo. E ho aggiunto, lo dicevo prima su Telegram, ho aggiunto questo pad e i due die cut al prodotto contenitore del December Daily, perché sicuramente quello che avanzo di queste carte lo riuserò all'interno del December Daily, così come anche questi die cut che, come vi dicevo, trovo bellissimi. Quindi allora iniziamo a ritagliare senza pensarci eccessivamente. Guardate, come ho bisogno di dare un taglio per iniziare a essere comoda. Quindi facciamo che mi taglio questo foglio, lo usiamo unicamente così. Ok, iniziamo a ritagliare molto semplicemente, così intanto che io ritaglio ce la cianciamo un attimo. Opla. Quindi questi sono i soldi del Papa? Io non ho anche provato a cercarlo prima, l'ho guardato e me lo sono dimenticato nel frattempo. Così. Oh, tra l'altro il rumore delle forbici di Tim che tagliano è molto asalto. Dividiamo così, che così sono qua un pochino più comoda. Questa cosa qui è antistress per me. Questo ritaglio così tranquillo davanti. Si vede la mia ombra nelle foto, dici? Sicuramente voleva inquadrare quella, mi stai dicendo questo? Monete del Papa, ecco, soldi del Papa, bottoni del Vescovo, boccia. Però mi piacciono molto e ricordo, adesso mi viene in mente, che sul tavolo o forse sul letto, non lo so, su uno dei comodini c'era un vaso con dei fiori secchi dentro cui c'erano anche questi. Dopo devo chiedere a madre se si ricorda. Voilà, ritagliamo anche questo piccino qua. Adesso prendo anche un ciotolino e li mettiamo lì, così ritagli i gnomi e renne. Tra l'altro, gnomi e renne, è uscito l'add-on degli gnomi della Taylor di Natale, l'ho ordinato oggi, se siamo fortunati lo spediscono mercoledì, domani, e magari per venerdì ce l'abbiamo, vediamo. Ritaglio anche questi che sono di lato, perché in realtà potrebbero servirci. Che fine hanno fatto? Sbriciolati tutti? Perché poi io da bambina ero curiosa, volevo prendere le monetine che c'erano dentro, i semini.
Nel merito degli integratori. No, ma sul passato mi difendo abbastanza bene, cioè nel senso, sul passato passato, i ricordi consolidati. Poi sulla memoria a breve termine abbiamo delle difficoltà importanti, ecco. Cioè, ma che Dori, scansati, levate proprio. Sì. Domani non riuscirò a fare il live, spero di riuscire a smistare tutte le stelle, se no le smistiamo poi giovedì, perché domani pomeriggio ho un impegno. Andiamo a fare merenda da Starbucks e quindi a un certo punto abbandonerò il negozio. Io ve lo dico in anticipo, siete allertate, sappiatelo. Non che non faccio il live, che penso che sopravviviate tutti, anche che esco, perché genera solitamente calamità importanti l'evento. Così. Il viaggio tra i ricordi è un po', no, il cuore del memory keeping. Vi passo gli integratori. Sono un discreto numero, forse l'insieme qualcosina fa, che vedevo di. Ok, questo lo ritagliamo così, che tanto lo usiamo come rametto in più. Così. Solo al chiuso, brava. Non fate le lavatrici domani. Così. Io potrei ritagliarlo anche tutto, ma giuro che mi conterrò. Adesso taglio ancora un altro paio di rametti interi e poi tagliamo qualche tronchetto. Perché anche questi qua possono in realtà essere molto interessanti da usare come abbellimenti. Così. Così. E allora, prendiamo qualche rametto intero da qui. Siccome taglierei ancora questa parte qua. Di modo da avere abbastanza rametti per fare dei piccoli cluster. Non ci sarà quasi niente, cioè è un layout estremamente clean, ma vedrete che riuscirò a trasformarlo. Proviamo, ma sì, tiriamo via anche questo. Allora, così. Ok. So che per molti è stressante il ritaglio, ma probabilmente, almeno io credo, non avete mai provato le forbici di Tim, perché anch'io non amavo ritagliare. Poi una volta durante un live insieme con un'altra persona ho fatto un sacco di ritaglio e ovviamente avevo le forbici di Tim e in realtà è super piacevole, non danno mai fastidio perché sono morbide, quindi non fanno mai male, e ritagliare diventa veramente un momento di scaccia pensieri. Ci sono le amiche ritagline che so che capiscono perfettamente. Così. Eh sì, con altre forbici è molto più, cioè a me non piaceva, se hanno l'impugnatura rigida dopo un po' comunque fanno male alla mano, invece queste sono morbide e si lasciano assolutamente guidare, cioè è sempre, io lo trovo sempre super rilassante. Così. Con quelle di Tim è bellissimo, sì. Allora, vediamo intanto che mi rilasso, scappiamo, parliamo di spoiler. Dunque, chi è che aspettava il carry-on? Perché abbiamo trovato il carry-on da mettere nell'explosion box. Cioè abbiamo trovato, sono riuscita ad ordinarlo, l'anno scorso mi sono svegliata troppo tardi. È in viaggio. Non chiedetemi che vie percorrerà perché non lo so, però secondo me la prossima settimana potrebbe essere qui.
scuola. Però le forbicine da uso sono rigide. A me fanno male alle mani, con quelle non riesco, mentre con queste, anche con quelle da 7 pollici, taglio praticamente qualsiasi cosa. Attenzione, sì. Carry on che canta, che suona Silent Night, che secondo me da mettere nell'explosion box è delizioso. Poi cos'altro sta arrivando? Una serie di omaggini carini che useremo durante magari qualche vendita promozionale. Adesso vediamo l'uomo del sito cosa deciderà di farci. Opla. E poi arriverà il campione del nostro draghetto, Dracarys Christmas to you all. Arriverà anche il sample del timbro per la Fidelity base, che dovrebbe andare bene. Se il timbro è venuto bene, faccio fare la combo timbro e fustella come gadget, e secondo me è delizioso. Cioè, a me piace, spero che piacerà anche a voi. I planner sono in viaggio e mi stanno facendo un campione di Page Protector. Quattro disegni, sì. Voilà. Confezionati in pacchetti da 10. Arriveranno molto con calma sulla via delle Indie, probabilmente no, le Indie no, ma arriveranno o via nave o via treno. Gadget Fidelity. Il gadget della Fidelity base, se tutto va bene con il campione che mi mandano, sarà... sono due grandi scritte, una in italiano e una in inglese, con la fustella che le scontorna, perché spostandoli nella produzione dal produttore cinese, adesso voglio vedere com'è la qualità del timbro, spostandoli dal produttore cinese praticamente riusciamo a vendere per il formato A6 timbro e fustella quasi allo stesso costo del timbro che vendiamo da solo adesso, quindi insomma direi che è tanta roba. Vediamo com'è. E idem per il timbrino del nostro draghetto, che avrà la fustellina tutto liscio. Che freddura questa. Quasi taglio via questa fogliolina. Buonasera, ben arrivati. Sto facendo un live super rilassante in cui sto spoilerando cose, tanto l'uomo del sito non mi può sgridare, e sto ritagliando dei rametti per fare un layout con una foto di quando ero piccina. Questa carta di Tommaso mi ha ricordato questi fiori che c'erano nel retro di casa di quando stavamo in Olanda, di quando ero molto piccola. Hanno sbloccato un ricordo e quindi mi sembrava giusto, cioè mi sembrava carino usarli per fare memoria. Voilà. Così. E così. I Page Protector, sì, finalmente abbiamo trovato un produttore che ne dobbiamo fare tantissimi, però... insomma, secondo me, una volta che li confezioniamo in pacchetti da 10, va bene. Sei contenta, quindi bene. Emoglobina 12, io non so quali siano i valori di riferimento, ma se sei contenta, siamo tutti contenti. Ok, allora, tagliamo un po' di queste, qualcuna. E mi piacerebbe che queste incorniciassero un po' la foto, poi decidiamo su quale carta posizionarla, posizionare il tutto. Allora, qui iniziamo a tagliare qua. Quello che mi avanza me lo tengo per il December Day, tranquillamente. Metterò tutto nel bustone lì. A 13 minimo per stare in piedi, quindi tu non stai in piedi, formalmente parlando. Cosa festeggi? Perché c'è già stato un grosso miglioramento. Che bello, la gioia delle piccole cose. Lo dico con affetto, perché capisco. La parolina ricorda, per ora no, non sono previste ristampe delle fustelline delle parole. Più avanti chi lo sa, per ora no. Voilà. Allora.
tagliamo anche queste. Queste si tagliano in niente, sono bellissime. Così. Poi. Ancora. Ok. Ansia con la Z. Dariana Dolitti abbandonerà il gruppo dopo. Se questa cosa diventerà ricorrente, bisognerà fare qualcosa. Ti posso dare il nome degli integratori che sto prendendo io? Opla. Così. Mi va bene, grazie. Così. Tre gradi, Rosanna, mamma mia, hai vinto. Qui da me 9 stamattina, hai vinto tu però 9. Cioè hai vinto tu 3. Così, abbiamo quasi fatto, eh. Io potrei stare qua a ritagliare per 2 giorni, mi farebbe bene sicuramente. Ma a me piacciono le vie di mezzo, cioè tipo è una cosa normale, io amo le mezze stagioni. Stamattina -7, a mani basse hai vinto, mamma mia. Ma è abbastanza in alto, vero? Che altitudine è? Opla. Poi. Così. Un fantasmino bello. Ok, poi ancora questi due, poi vediamo di iniziare ad assemblare, a scegliere lo sfondo e poi questo sarà un live veloce. 2000 è alto, sì, dai, ci sta. Ok, allora, dunque, posto che la mia foto è questa qua, useremo questa, adesso la taglio. Ok, perfetto. Allora, quest'altra fottina di me buttata così in mezzo ai fiori la mettiamo qui. Dunque, dobbiamo scegliere... Allora, innanzitutto mi serve un qualcosa per mattarla, che in realtà potrei anche pensare di usare il nero o un grigione scuro, che potrebbe essere un buon contrasto su una composizione che alla fine avrà dei toni molto vintage. Facciamo un po' di prove. A me questa carta qua piace tantissimo. Questa è la carta numero 4, che in realtà credo che sia quasi finita, quindi magari poi adesso la riordino. Allora, qui sicuramente si perde un po', anche se questo sfondo qua è bellissimo. Che l'idea è di fare una sorta di base con... Voi dite, avresti potuto tagliare un pezzo della carta? Sì, non sarebbe stato bello uguale. Cioè l'idea è di fare una roba tipo questa, dove incorniciano bene la foto, adesso messe anche con un più bisogno, va a finire che di queste me ne servono altre. Queste vediamo. E poi qui tutta una serie di rametti che a questo punto andranno di là, perché se ne ho già sono tutta spostata di là. Ci va sicuramente un qualcosa per mattare, assolutamente. Questa carta qui sotto però non va bene, ci serve qualcosa che dia un pochino più di contrasto. Questa no, adesso scegliamo. Un color mattone... Come i miei calzini anche, sì, potrebbe essere anche un rosso scuro, sì, brava, è una bellissima idea. Allora, anche qui secondo me un po' si perde. Potremmo tagliare anche un paio di questi rametti qua, che hanno un po' di quel tono mattone, no?
Allora, sul grigio potrebbe già... Fatemi vedere come ci stanno. Troppo freddo. No. Vediamo. Il legno. No, perché abbiamo già anche le nostre belle. Questi rametti qua sono molto belli. Sul verde. Ma quando l'ho guardata prima quella carta ho detto no. Sul verde no. Anche se in realtà non è mica malvagia questa cosa. Adesso queste poi le sistemiamo meglio, eh? Non è malvagia. Vediamo le altre opzioni. Un verde più scuro direi di no. Non lo so, per ora teniamo questi due qua come opzioni. Beh, un marrone su di me vince sempre, ma poi è tutto marrone. Fatemi vedere. No, too much, too much. Io team marrone, ma così troppo. Poi, se riesco a girare la carta. Sono io, sono io. No. C'è questo grigetto. Avevo 2 anni. Mio padre amava fare le foto in questo modo. Ho fatto vedere prima un paio. Soggetti tutti da un lato e panorama, anche se terribile, tutto dall'altra parte. Soggetti possibilmente tagliati. Sì, gli piaceva molto questa cosa. Allora, così. Direi questo verde qua, perché l'altro secondo me è un po' troppo scuro, anche se adesso facciamo una prova. Però guarda, guardate come le porta fuori. No, vince questo verde più scuro qua. L'avevo pensato bianco, pensate come cambiano. No, vabbè, vince assolutamente questo, secondo me. Cosa ne pensate? Prendiamo il... Guarda, ne ho una serie, Alessia, tutte fatte così. Quindi, allora, guardate, ho qui questo rosso che è della collezione Il Natale Vintage, che con i miei calzini è perfetto. Cosa ne pensate? Mi decapitavo, ammazzavo le gambe. Giustamente, un tempo le foto erano surprise, cioè erano una mystery box quando andavi a lasciare il rullino. Facciamo così, assolutamente il verde scuro. Mettiamo un attimo via questi altri fogli bellissimi, che poi metto via e li useremo assolutamente nel December Daily, perché questa collezione mi piace tantissimo. Non ve l'ho già detto? Non so, mi piace tantissimo. Allora, iniziamo a tagliare la mattatura della foto. Non mi dispiacerebbe, chissà se qui dentro abbiamo dei rametti marroncini. Vocalico, qui dentro non ci sono dei rametti marroncini, quindi mi vedo costretta forse a tagliare qualcosina di quell'altra meravigliosa carta. Perché guardate, cioè si sposa perfettamente con questo. Certo che sono difficili da tagliare questi perché sono doppi, ma io ci potrei provare lo stesso. Vediamo, ce lo teniamo qua questo foglio. Allora, tagliamo la mattatura della foto. Innanzitutto, la foto è circa un 7,5 x 10, sarà un 7,2, un 7,3. Stampata con la selfie, l'ho scansionata e poi tagliata, quindi 7,8 x 10,5. L'ho scansionata, lavorata, filtrata, insomma ho corretto un po' quello che si poteva correggere con Snapchat, no, con Snapchat no, con Snapseed, scusate, e poi l'ho stampata con la selfie, così. Poco poco, perfetto. Allora, questa la possiamo già anche incollare. Ve l'avevo detto che oggi sarebbe stato easy peasy. Allora, qua. Allora, incolliamo. Dunque, magari dritta, ok, così. No, niente marrone, stai scherzando, guarda quanto ce n'è, ma figurati, è tutto marrone.
Allora, potrebbero servirmi degli altri tondini. Vediamo un attimo come si potrebbe disporre. In realtà posso anche pensare di non centrarla, ma di portare la foto in un angolo. Posso portarla in quest'angolo qua in basso. Vediamo un attimo, così sfrutto anche tutti questi. Chissà se vedete anche l'angolo in basso. Sì. Ok. Questo per esempio ha un doppio angolo, quindi potrebbe essere una cosa così. Qualcuna di queste potrebbe poi essere spessorata. Qualcuna verrà nascosta ovviamente dalla foto. Potrebbe essere una cosa così, non so se mi vedete. Lo vedete? Sì, mi sembra che si veda tutto, nel caso ditemi. Facciamo una roba così. Mi servono altri tondini di questi. Sì, adesso poi li ritaglio. Ah, però la foto è cilindrata. No, dobbiamo spostarla di qua perché poi sennò metto le decorazioni. Bah, perché se metto le decorazioni qui amica di simmetria, è vero che non va bene così. No. Questo no. Vediamo. Perché secondo me, non so, mi sembra che se la spostassi di là. Vediamo, scusate, traslochiamo un secondo. Buonasera, oggi live assolutamente in total relax e stiamo lavorando. Stiamo lavorando. Sto facendo un layout con una foto di me bambina e dei ritagli da queste carte stupende del Bottalico. Potrebbe quasi essere una roba così, un po' più stretta ovviamente, così, e quindi con la parte di fiori di qua. Cosa ne pensano le amiche? In basso a destra, se no, no esatto, è quello che forse non si è visto ancora, che ho spostato tutto. Tipo una roba così, adesso magari con meno rametti, però. Che ne dite? Lo farei di qua, magari lo spostiamo leggermente più su, di modo che non sia tutta vuota questa parte qua, anche se lì posso recuperare il vuoto mettendo qualche rametto e qualcosina di questi che hanno il taglio, che così sembrano fatti di proposito. Vedete, adesso poi questi ce li giostriamo come vogliamo. Allora, forse me la cavo addirittura senza aprire i die cut, però non me la cavo senza tagliare qualcun'altra di queste fettine di legno. E poi inizio ad incollare qualcosa, perché se non inizio ad incollare qualcosa non andiamo da nessuna parte. E queste fettine di legno le spessoriamo tutte. Oggi mi sento di spessorare tutto, sì, più del solito. Allora, tagliamo. Cerchiamo di prendere quante più possibili di quelle intere, poi se me ne avanzo me le useremo in massimo. Così. E poi io comunque qualcuno di quei rametti lì lo vorrei. Anche se potrei fustellare un rametto o due, no, forse è troppo, sulla carta con cui abbiamo fatto la mattatura. Cosa ne pensate? Adesso vediamo intanto di iniziare a sistemare le cose che ci sono. Sì, il mio ascendente è Bilancia, quindi però io vivo nel... Chiara, tu ce l'hai presente il mio tavolo, quindi insomma lo sai che la Bilancia viene fuori proprio solo talvolta. Questo per me il ritaglio è assolutamente antistress, è una cosa che ho scoperto tardi, però mi piace tantissimo. Voilà. Così. Ok, vediamo un attimo se mi piace qualcosa di più. Mi piace di più così. Allora, comunque i rametti di Tommaso, colpa loro, mi guardano da lì. Ma secondo me sono un po' troppo. Potrei giusto provare a fustellare uno di questi e vedere se riesco a mascherarlo dentro, insomma, se non mi crea troppo sbilanciamento. Sicuramente sono meglio i rametti originali della collezione. Ma allora,
iniziamo a distribuire di modo da occupare questa parte qua. Oppure, comunque non ho ancora ordinato il mio calendario dell'avvento di Cremine, ma credo assolutamente che mi servano. Stamattina ho postato questo link a questo calendario dell'avvento di Cremine, che il mio reflusso assolutamente non vorrebbe, ma che invece la mia gola assolutamente vuole. E iniziamo a costruire. Alcuni li spessoro, altri no. Questo qua lo nascondo qua così. Buonasera, ben arrivati. Stiamo giocando con questa bellissima collezione del Bottalico. È una mia foto di quando ero piccola, piccola, piccola. Non si dovrebbero condividere, lo so, ma portate con me il peso di quella scoperta, perché quando l'ho visto mi sono sentita male. No, vabbè. Così. E andiamo avanti. Me ne serviranno altre di queste. In carta bianca, sì, io l'avevo pensato inizialmente bianco, poi è successo qualcosa in between e siamo arrivati qua. Questo piatto non li sto spessorando tutti. Cioè, Giulia, tu mi hai suggerito sto nuovo my new best friend per il reflusso, che voglio dire, adesso mi dici che così questo lo inseriamo qua. Questo lo spessoriamo. Faccio questa fascia qua, così mi do più spazio per poter poi lavorare meglio con... Me ne servono altre di queste qua. Allora, questa qui la posso mettere in basso, vedete che ci servono anche quelle tagliate così. Così. E abbiamo finito le fettine di legno, però me ne servono ancora un paio qua. Sì, potrebbero alcune andare bene, anche queste, è un paio intere. Allora, tagliamole, che così ce le abbiamo, poi ragioniamo sui rametti. Il mio calendario dell'avvento non può essere alcolico, se no non è un regalo. Allora, vediamo se quello poi ci serve. Questo piccino picciò potrebbe anche servirci. Ok. E potrebbe essere messo qua. Poi, buonasera a chi sta arrivando adesso. Sto ritagliando le bellissime carte del Bottalico per fare un layout con pochissimi appiccichini, che sapete che per me è super super sfidante come cosa, ma ci vogliamo provare. Ma che se siamo fortunati non apro neanche i die cut, cioè se siamo fortunati. Se sono brava. Allora, potrebbe essere una cosa così. E qui mi serve un angolino piccino piccino, ma potrei fare così. Potrei fare così. Questo, no, questo qua e questo qua così. Ok, più o meno abbiamo il movimento. Ok, quindi
devo incollare. Questa è già incollata. Questa, a cui diamo un pochino di risalto così. Parca, non lo so che non mi si addice particolarmente come aggettivazione, ma vabbè. Fate finta. Questo è incollato, questi sono tutti da incollare. Oh, questo io ci metterei i rettangolini, va. Divino parco. Così. Ok, più o meno il movimento c'è. Ora, questa andrà posizionata più o meno qua. A questo punto posso posizionarla anche un pochino più in qua e la spessorerò, ovviamente. Allora, fatemi vedere questo foglio di rametti, dove c'è un pochino di somiglianza tra questi colori qui. Chissà se riesco a cavarne fuori un qualcosa che possa andare bene. Allora, in realtà uno che fuoriesce da qui io ce lo vedo molto bene, tipo così, così. Questo è tagliato, quindi in realtà potrebbe fuoriuscire da lì. E ho già finito i rametti, ma ho tagliato solo questi. Devo averne francato via qualcuno, ne tagliamo altri se serve. Sono indecisa se tagliare, voilà, dite qua, ma sì, potrei anche inserirlo lì, che così fa proprio un po'. Guardate, lo incolliamo prima di perdercelo, così. Allora, non sono semplicissimi da tagliare questi rametti perché sono tutti doppi, quindi nel momento in cui ne taglio uno perdo via un pezzo dell'altro. Però questo colore qui, secondo me, stacca tanto e potrebbe essere carino provarci. Quindi adesso provo a ritagliare questo pezzetto qua e vediamo come viene. Se poi proprio non sa da fa, pazienza. Allora, dunque, proviamo. Vedete che sono tutti doppi, quindi in realtà io adesso, volendo salvare questo qui, color ruggine, sto facendo un po' una strage dell'altro, però questo colore staccherebbe tantissimo. Dove ho messo la foglia? Sai che non ho capito? Scusate, devo aver perso un altro messaggio e un altro commento. Così. Adesso questo lo ritaglio meglio perché quella fogliolina lì è venuta brutta, 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 brutta. Però guardate come porta via. Quindi sì, qualcosa ci va. Ok, proviamo a tagliare ancora questi che ci sono qui, perché l'alternativa è fustellare un rametto nella carta che ho usato per mattare la foto. Poi così, però questo adesso lo stacco da qua perché faccio un pochino di fatica. Ok, vedete, dà un sacco secondo me di stacco e di risalto. Ho visto che parlando di calendari alcolici, quindi nessuno mi sta ascoltando. Metallico, perché non hai messo questi rametti dentro i die cut? Ho messo la foglia, va bene ugualmente. Ah, dicevi quassù, scusami, scusami. Credo di aver capito adesso. Al limite, se ritagliamo un'altra fettina, perché non è male.
Ne ho forse un pezzettino lì, adesso guardiamo, finisco questo. Ok. Allora, calma e sangue freddo. Questa va spessorata. Allora, per darmi l'idea un po' dei volumi, metto due pezzetti e non li spellicolo dietro, quindi solo per avere l'altezza. E potrebbe essere messa qui. Poi abbiamo, non mi dispiace che fuoriesca da qua qualcosa, perché dà continuità, così. Poi questo qua o questo qui, che è bello grande, che può andare a ridosso della foto, e posso spezzare qua così con questo. Mi serve qualcosina di marroncino ancora lì, e quindi prendiamo un altro rametto da qua, vediamo, direi questo. Adesso lo tiriamo fuori, così. Ok, e ci siamo quasi. Qua sono andata un po' tanto a filo, ma tanto probabilmente sarà anche nascosto. Ok, una cosa così, più o meno l'idea potrebbe essere questa. Adesso vediamo con che sequenza. Qui sopra potremmo dare un richiamo, questi poi magari me li giostro anche un pochino diversamente. Qui abbiamo anche questo rametto singolo che potrei quasi... Boh, no, vediamo. Qui ho, dicevo prima, della fettina di legno, che abbiamo questa, che potrebbe in realtà venire fuori da lì, e questo potrebbe uscire solo così, non è che mi piaccia proprio tanto, lo possiamo tagliare. Questo invece sì, potrebbe uscire così, e anche questo. E quindi se taglio questo, potrebbe essere una cosa così, mi servirebbe un'altra fettina di legno, che adesso però recuperiamo perché ne abbiamo diverse sul foglio che è avanzato. Mentre qui devo decidere un attimo. La scritta, allora intanto vorrei la fettina qua, vediamo qua, sono tutte grandine queste, proviamo a tagliare questa e questa qua e decidiamo poi quale ci piace di più. Mi serve poi qualcosa che dia uno stacco, quindi la scritta la fustellerei nella carta del Natale vintage con cui abbiamo mattato. Dunque, vediamo un po'. Spessorando e sistemando a dovere. Così potremmo avere anche questo, potrebbe anche bastare così in realtà, perché poi abbiamo qualche foglietta, foglietta, né? Mi piace. Allora, cerchiamo di sistemarlo. Dunque, questi li metterei tutti piatti, oppure questo qui, anzi questo è lo spessore. Dunque, questo piatto, e questo piatto. Qua
quando ritagliate sfruttate sempre anche tutto quello che vi rimane negli angoli, perché a volte, come adesso per esempio, danno quel tocco in più che secondo me, questo lo mettiamo qui, questo lo possiamo far uscire da qui. E questo potrebbe uscire qua così. Questo potrebbe avere un tondino di spessorato qua. E questo invece piatto così. No, questo sì, così. Ok, adesso mi rimane da fissare questo. Dunque, vediamo. Mi serve qualcosa che faccia contrasto qui, un po' di più, ok? Cioè, in realtà a me piace molto così, perché la foto è molto sfocata, è molto, ovviamente sviadita, è una foto di 44 anni fa, quindi insomma. Allora, chissà se ho abbastanza alfabeti del bottalico per tagliare. Aspettate che guardo. Allora, spero di non rubarla a nessuno, se no la faccio ritornare. Potrei scrivere Run Baby Run, che è tanto lungo. R, vediamo come sono le lettere. Run. Perché ci sono, ovviamente, se non l'ho venduto, Chiara ha prodotto, cioè se questo l'ho venduto diventerà il tuo, grazie. Allora, fatemi vedere come sono fatte. Non l'ho rotta la busta, l'ho solo aperta un po' violentemente. Allora, Donato, io non riuscirò mai a rimetterle queste lettere qui così come sono. Bellina. Allora, questa è una R, vero? Sì. Run. Una N normale. Le mie capacità di esplorazione spaziale a quest'ora sono pessime, però eccola qua, run. Fustellata due volte. Baby. C'è una B con lo svirgolo qua. Run baby da Y. Dunque, qua. Run baby run. Facciamo una prova. Ok? Allora, togliamo Zelda dalla Big Shot. Prendiamo un pezzetto della carta qua. Così. Allora. Così. Le mischi, meno male, sono molto contenta. Allora, posso mischiartele, ma vorrei non perdertele. Vediamo, così, così e così. Poi run la fustelliamo una seconda volta. Ora, sarebbe tanto furbo mettere il biadesivo sotto, però in realtà non so ancora come la sistemerò, quindi non so se ha senso metterci il biadesivo. Fatemi vedere. Bah, io senza saperne leggere né scrivere, però magari un pezzetto di biadesivo glielo metto, eh. Poi se decido di spessorare, scusate, pausa. Pausa veloce. Allora. Te ne riorganizzi. Muoio. Allora, diciamo che mi serve un pezzetto. Così. Direi non di più.
Allora, vediamo. Così. Incollo qui dietro. Questa parte qua non dovrebbe darmi fastidio, ma just in doubt la deadesivizzo con la polvere antistatica e possiamo ripristinare le mie letterine. Le letterine della Donato. Ok. Allora, fusteliamo. Senza pensarci troppo, tanto. Voilà. E vediamo com'è prima di fustellare anche il secondo round. Allora prendiamo il nostro amico e per ora le tiriamo fuori così. Ah, ma tu non sei una R, vero? No, tu non sei una R, non mi sembri una R, mi sembri più una J. Lettera 6 esattamente, non sei una R, ti ho scambiato per una R, ma che lettera mi sei tu? Oddio ragazzi, non... ah, è qua, H-I-J-L, no, che cos'è? H-I? Non è una R comunque, ecco, sì, adesso cerchiamo la R, quella con lo svirgolino, eh. Questa è la R normale, questa qua. Scusate, ripetiamo. Ah, intanto ci teniamo la N, la Y la rimettiamo qui. E questa, ho sbagliato anche questa lettera. Ah, da baby, sì, questa è la, ma non è la B, è una D. Cioè, ragazze, perché la B è questa. Adesso la rifustelliamo. No, no, ma è tutto bene. Sì, 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 sì. Baby, questa è la U. No, no, ma va tutto bene, non vi preoccupate, adesso rifaccio. È irriproducibile, sono assolutamente d'accordo. Allora, così e così. Ho sbagliato lettere, che tenerezza che mi faccio. Allora. Tanto non lo vedrà mai in live, quindi vabbè. Allora, teniamo di quelle tre letterine. Questa invece è una R e anche questa parrebbe essere la lettera giusta. Oppure siamo semplicemente storditi, perché noi qui diamo, io qua do la scusa alla stanchezza. Credo che una buona dose di storditaggine. Allora, questa mi sembra una U. Run. No, tu vieni via con l'adesivo. Poi, baby, e tu sei una D. Eh sì, ho cannato anche questa, adesso la rifustelliamo. E anche questa è una D, le ho proprio sbagliate tutte. Vabbè, così. Allora, cioè, tutto a posto. Abbiamo una D che ci avanza, mi serve una B con lo svirgolo. Tu non sei una B con lo svirgolo, perché poi una volta diventi D. B, dove sei esattamente? Dunque, ma c'è una B con lo svirgolo? Perché io la sto cercando, ma maybe, beh, infatti non c'è, che posso cercarla fino a domani mattina. Quindi riprendiamo la B normale, che sei tu, no, tu sei una D. Adesso lo ma che, guarda che questa roba qui da fare la sera non va bene. No, 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 no. B, 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 B. Questa è una D e quindi questa sarà per forza la B. Cioè, con 2, 3, 4, sono in... Ma tu sei sempre una... Tu potresti anche essere una P. Tu sei una D, adesso le tolgo. Stai tranquilla, Donato, te le rimetto tutte, però devo trovare la B. Allora, sarai tu per forza. Ok. Allora,
Questa avevi fustellato un'altra volta e dato che ci sono mi fustello anche Run, che così faccio un solo passaggio. Così. Allora, ci riproviamo. Tutto bene. Adesso poi la chiudo questa fustellina meravigliosa. Allora. Mettiamo via le lettere, che sto giro dovrei averle imbroccate. Ok, allora fatemi mettere via questa plancetta. Se la perdiamo, it's one drama. Ok, allora, dunque, quindi... Run baby run. Ok, allora questa è la mia carta del Natale vintage, della numero 2 ti direi, poi l'aggiungo nel prodotto contenitore. Allora, se volessimo metterlo qui sulla foto è un po' troppo, troppo. Se lo metto qua si perde. Secondo me. L'unica sarebbe metterla qui. Tipo qua di lato, stretta. E poi mi manca qualcosa qua che mi chiuda. Allora. Stavo anche pensando che una cosa carina che si potrebbe fare, ma non credo di essere in grado di ritagliarlo bene, è posizionarle tutte sul bianco. Potrei anche provare a farlo. Posizionarle tutte sul bianco, ritagliarle e usarle come se fossero parole con il backing. Non so se sono riuscita a spiegare che cosa intendo, però potrebbe essere un'alternativa per far sì che ci sia un pochino più di risalto. Facciamo una prova con Run. Ok. Tanto state parlando delle grappe, quindi nessuno mi ascolta in realtà. Io mi immagino sempre chi guarda i video solo su YouTube penserà che siamo un branco di matti. Non è molto distante dalla realtà, però. Run. Proviamo. Oggi proprio tutto l'insegna del ritaglio. Così. Cosa ne pensate? Adesso qui lo aggiustiamo un po' con la penna, il mio contorno con la penna bianca viene una schifezza, Elisabetta, non sono proprio in grado, però non mi dispiace come idea, anche se posizionati poi qua. Cosa ne pensate? Faccio anche il resto? Fa schifo? Run baby run, perché potrei mettere un run qui, baby qua, non voglio che copra i calzini. Però l'altro run potrebbe essere qua. Run, baby, run. Che ne dite? Non so se metterlo sul verde. Sono indecisa. Perché se lo mettiamo qua, spezza un po'. E devo dire che non mi dispiace per niente l'effetto. Poi magari ci mettiamo qualche semisfera, insomma. Facciamo una prova, se proprio poi mi fa schifo la rifustello, tanto è abbastanza presto, dai, sì. Vediamo. Vediamo, vediamo. Voilà.
run baby e poi un distante facciamo anche l'altro run, che così ritaglio anche lui e vediamo. Le caramelle Rossana, come siamo arrivate alle caramelle Rossana? Sapete che forse io non le ho mai mangiate le caramelle Rossana. Ah, qua ho incollato la R storta, ma tanto dobbiamo ritagliarlo, quindi insomma. Il room della foto sul verde, il room mi sta sfuggendo di mano una cosa del calendario. Ok, oh, ma guarda che queste le ho invertite perché questa è la U. Mannaggia. Così. E questa è la N. No, le ho invertite, no, cioè, stai buona, Claudia. Questa è la N e questa è la U. Ce la possiamo fare, eh? Sì. Run. Ok, allora. Andiamo di ritaglio, di scontorno. Allora, fatemela solo così, che sono un po' più comoda. Così. Questi svirgoli sono molto belli. L'ho tagliato troppo, vabbè. Così, così. Potrebbe essere rialzato, ovviamente. Davvero ti chiami Rossana per quello? Ma che cosa carina! Devo provarle. Non credo di averle mai assaggiate, sapete? Mi pare di comprendere che sto perdendo molto. Allora, qui sistemiamo un po' meglio questa parte. Così. Allora. Un run, ah, forse intendevi run e non room. Ok, run baby run, eh? Sì, potrebbe starci. Allora, spostiamo questa preziosissima fustella qui. Questa adesso decidiamo come sistemarla. Lì mi dava un po' fastidio quell'antichetta. Allora, dobbiamo incollare tutto senza pensarci troppo. Via il protettivo da qui e posizioniamo la nostra foto qua. Ok, questo qui avevo deciso che si fermava qui dietro. Ah, forse l'avevo fatto uscire da qua così. Così. Allora, poi abbiamo... No, però secondo me questo usciva proprio da qui dietro qua, così. Poi, questa che potrebbe essere quella che da terra, cioè da terra vuol dire a livello del nostro foglio, della base del foglio, che parte qua così. E bisogna dargli un attimo di tempo che si incolli perché c'è la foto. Questo qui è il rametto di mezzo. Poi, in mezzo a tutto ciò, abbiamo questi. Mai mangiate? Sto perdendo tanto. E dire che avevamo le caramelle in negozio, quando era alimentari. Però le Rossana non c'erano. Così. E questa qua così. Ok, quindi
abbiamo ancora questo che potremmo mettere qui alla base e che ci starebbe wonderfully, meravigliosamente. Così. Quindi run. Baby che va un pezzettino sulla mia magliettina. Potrebbe essere così. Questo anche qui sopra in realtà. Allora equilibriamolo un po' meglio, così. Run baby run. Cosa ne dite? Le galattine sono pericolose. Very pericolose, sì. Tra l'altro adesso abbiamo cambiato l'omaggio, la caramellina che diamo in coi pacchi. Se in qualche pacco non arriva, probabilmente è colpa mia, perché sono i biscotti alla cannella della Biscoff, quindi sapete che io ne sono super ghiotta. E niente, se non ce l'avete nel pacco, probabilmente sono passata io a razzolarlo via. Che vedevo di... Però questo è il periodo adatto per questo tipo di omaggio, secondo me. E che devo fare? Allora... Io ho incollato tutto tranne le scritte. Io le scritte le incollerei così. Vediamo un po'. Un tondino. Run. Questa va per forza spessorata perché c'è la foto che la alza. Questo anche un tondino, non glielo possiamo certamente negare. Adesso questo magari lo incollo, è un po' leggerino, lo incollo sulla mia carta da 250, anche solo quella da 200, giusto per dargli un pochino più di struttura, perché con tutto il peso che ha di qua, con tutti gli appiccichini. Adesso, la domanda è... Apriamo i die cut o non apriamo i die cut? Perché tanto li ho presi. Le bacche rosse sicuramente no. Guardiamoli. Non ci costa niente guardarli. Questi li teniamo qua. Questo anche. Allora, arrivo, Sto solo togliendo un po' di cosine, un po' di roba da buttare qui. Questo lo possiamo mettere qui. La batteria scarica. Vabbè, tanto abbiamo quasi finito. Guardiamo i die cut. Li guardo e basta. E queste bacche rosse fanno Natale, ma ci stanno così bene. Ma tu non ti sei incollato, giustamente, perché... Ah, neanche tu ti sei incollato, però... così, scusate, questo si è tutto storto. Arrivo. Così, ok. Allora, dicevo, dunque, queste bacche rosse fanno un po' Natale, ma ci stanno meravigliosamente. Io non so se ce la faccio a non metterle. Ci sono anche i fiori di cotone che sono... No, però non c'entrano niente, Clelia. Vogliamo mettere due pigne? C'è una pignetta che esce da qua, potrebbe anche addirittura starci. Giusto per dire come è sul pacchettino lì. Tanto non mi state ascoltando, vero? Quindi posso farlo, nessuno se ne accorgerà mai. Cioè, il bello è questo. Qua... una robina così, questo piccolo pezzettino che fuoriesce. Vediamo. Vabbè, i rametti di pino magari no. Una cosina così. Forse con le galatine al prossimo corso. Sapete che per gli alcolici non potete contare su di me, perché non sono assolutamente in grado neanche di sceglierli. Quindi ce l'abbiamo uno simmetrico di questo, bottalico. Forse tu non hai la malattia della simmetria. Però abbiamo bacche. Tanto non mi stavate ascoltando, quindi... Cioè, l'ho un pochino enriched. L'ho arricchito, un briciolino.
tipo che questo potrebbe stare qua così, là in mezzo, la bacca rossa, sì, direi, diciamo che la pigna proprio non ci azzecca niente. Lo mettiamo, d'altro canto l'ho messo nel prodotto contenitore, bisogna giustificarlo. Così. Poi abbiamo detto, tu non ti sei ancora incollato, ma sei serio? Questo no, non mi piace più, magari è meglio quello piccino, no, questo non lo metto, però queste bacche qui sì, sono bellissime e secondo me ci stanno veramente bene, tipo così, se ce ne fosse ancora una striscettina piccina, guardate, questa la mettiamo qui che sbuca da lì. Basta, un rametto rosso l'ho messo e stacca tanto e quindi mi piace. Potrei mettere ancora questo qua. Sì, basta. L'ho già detto più volte, basta, lo so. Cioè non vogliamo mettere niente? No, qui non ha senso mettere niente, lì va bene così. Allora, qui... perché questo è già spessorato, vero? Quindi, sì, qui mettiamo un punto di colla e lo attacchiamo così. È finito. L'unica cosa che forse potrei aggiungere, allora adesso questo qui lo rimetto dentro insieme agli altri, prima lo deadesivizzo, ok? Così non mi fa danno perché non si attacca agli altri. Ah, l'unica cosa che potrebbe ancora starci bene potrebbero essere degli enamel dot trasparenti che fanno gocce di rugiada o degli enamel dot neri. Pensavo non guardaste? Allora, gli enamel dot trasparenti secondo me sono The Black Death, sono stupendi. Cioè, sono loro, non credo neanche di provarci con quelli neri, perché adesso provo a posizionarne uno, ma che sono bellini anche quelli neri, però poi diventa too much, no? Io metterei solo quelli trasparenti, cosa dite? Ho fatto, ci vorrebbero sempre delle macchioline di inchiostro, un borgogna o un mogano lì. Cosa ne dite? Questo è il clusterone. No, neri no, infatti li ho tolti. Però questi semitrasparenti ci stanno veramente bene. Ne metterei anche uno qua sulla foto. Così. Le macchiette, sì, mi servirebbe un bordeaux o un borgogna. Questo secondo me è più un mogano. Aspettate che guardo. Poi mi finirà la batteria del telefono e addios. Allora, vediamo. Bordeaux. Va. Bordeaux. Secondo me è più un borgogna. O un altro colore che adesso forse è mogano. Vediamo. Vediamo. Che io non ce l'abbia portata di mano. Bordeaux. Ah, guardate. Il bordeaux è perfetto. È perfetto. Allora, adesso bisogna solo essere molto fortunati o pazienti. Dunque, prendiamo il mio erogatore. Basta, chiudo. Il bordeaux è un altro di quei colori amici
nel senso che vi rimangono sulle mani per settimane. Fatto. Allora, ve lo riracconto. No? È caduta la protezione dalla luce. Allora, carte di Tommaso Rustic Christmas, bellissime. Mi sono piaciute tantissimo da subito, le ho inserite anche nel prodotto contenitore che sto facendo con i prodotti che useremo nel December Daily, quindi giorno per giorno quello che andrò a fare, andrò a pescare da questa da questo contenitore che per me adesso è una bustina, dove sto mettendo tutte le cose che mi piacciono. A breve aggiungerò un pochino delle cose nuove che sono arrivate, qualche foglio di doodle bug, qualcosina sicuramente l'aggiungiamo. Per ora vi ho aggiunto il pad di carte di Tommaso e i due die cut. Al prodotto contenitore invece di questo lot devo solo aggiungere il bordeaux e gli enamel e la fustella dell'alfabeto, che gentilmente se era presa l'ha donato, mi ha concesso di usare. In realtà ho ritagliato semplicemente due delle carte di Tommaso. Io vi ho messo tutto il pad, ma perché abbiamo usato un po' qui un po' là, in realtà perché abbiamo preso anche i rametti, abbiamo preso questo sfondo qua. Abbiamo ritagliato le fettine di tronco e questi soldi del Papa, monete del Papa forse, ok, e sono bellissime. Abbiamo aperto i die cut perché bisognava assolutamente aprirli, devo farveli vedere quanto sono belli, i flowers and leaves, e abbiamo aggiunto delle bacche. La fustella l'abbiamo fustellata, abbiamo fustellato la scritta Run Baby Run e l'ho attaccata sul bianco e l'ho scontornata a mano con le sforbiciate. In realtà a me piace molto, questa è una foto di quando ero piccola, lo ridico se qualcuno non c'era prima, mi è venuto da usare questa foto perché questi fiori qua c'erano nel giardino, nel retro del giardino di dove stavamo in Olanda, e mi ha riportato subito alla mente quel periodo lì e alcune giornate lì e quel momento, quindi sono andata a pescare alcune foto che mi sembrava che avessero questi fiori, in realtà non ce li hanno. Ho pescato questa, una volta scansionata e ritoccata si sposava perfettamente con il mood della carta e mi sembra che sia venuto abbastanza bene. Adesso lo incollo semplicemente su una delle mie carte 12x12, quelle bianche, solo per dare un pochino più di struttura, e poi lo metto tra i layout, che ultimamente ho ripreso a farne più spesso, a parte quelli dei Metal Taste. Sono molto contenta perché mi piacciono sempre, sempre molto. Prima o poi dovrò comprare un paio di album grandi e infilarli tutti nei page protector, perché per ora sono tutti qui dietro di me. Io per ora vi lascio, vi ricordo che sono arrivati una serie di reintegri di Tommaso che trovate sul sito. Domani siamo in attesa di alcune cose nuove della All in Create, spero vivissimamente degli add-on del trattore, la finestrella, insomma tutto quello che mi manca da quella spedizione che è passata in Germania, e spero vivamente che per giustificarsi mi porti un prezzolo 2. E ci aggiorniamo domani pomeriggio non riuscirò a fare il live perché sarò via nel pomeriggio, ma recuperiamo magari poi giovedì, poi insomma venerdì, sabato e domenica sto cercando di essere sempre abbastanza costante, per ora insomma ce la facciamo, vediamo cosa riesco a fare giovedì, se no ci vediamo poi venerdì nel live. Vi racconto poi gli arrivi previsti, adesso non so ancora di preciso se riusciremo ad avere qualcosa di reintegri di doodlebug questo fine settimana, dipende un po' come vanno gli sdoganamenti e i transiti attraverso l'hub di DHL a Cincinnati. Tenete le dita incrociate per me. Per ora grazie a tutti, buona serata e ci aggiorniamo domani.